Renzo Donati ha compiuto 100 anni, festeggiati in Sala Maggiore alla presenza dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Donati, ex marinai, ha ricevuto un attestato di lunga fedeltà all'associazione che ne fa parte da 60 anni, un riconoscimento per la sua passione al Corpo Militare della Marina. È un periodo bellissimo che ho passato nella vita, bello veramente. Ho chiesto di fare il militare in Marina, mi hanno accettato. E gliene sono riconoscente, perché sinceramente io mi sono trovato bene con tutti. Io penso che siano tutti uguali alla Marina, forse meglio, non lo so, però io in quello che ho trovato nella Marina, ottimo, lo ripeterei tranquillamente. E oggi compie 100 anni e lo festeggiano tutti questi marinai, cosa prova? Un grande piacere, e non avrei mai pensato che arrivare a questa età e avere l'onore di essere festeggiati da queste tante brave persone. Il nostro socio Renzo Donati oggi compie 100 anni e sono 60 anni che è iscritto alla nostra associazione, infatti oggi gli verrà, oltre che diciamo festeggiare il suo centenario, gli verrà consegnato un attestato da parte della Presidenza Nazionale di lunga fedeltà all'associazione, quindi diciamo sarà anche un riconoscimento per la sua passione che per tutta la vita insomma l'ha vissuto, perché lui la Marina ce l'ha nel cuore, insomma è rimasto sempre attaccato ai colori della nostra bandiera, ecco, e quindi oggi speriamo di poterlo degnamente ricompensare di questo suo attaccamento alla nostra forza armata. Giornata importante perché non soltanto celebriamo un centenario che è stato attivo nella Marina Militare, ma ribadiamo quello che è la forza di questa associazione, che è appunto l'associazione dei marinai italiani, perché è un'associazione di volontariato all'interno della quale non ci sono solo e soltanto coloro che attivamente ne hanno fatto e ne fanno parte, ma anche tutti coloro che si ritrovano in quei valori, in quello spirito non soltanto di rigore e di organizzazione tipico ovviamente di una forza dell'ordine e di una forza militare, ma anche e soprattutto nello spirito di solidarietà.